L'uomo si trovava all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto. L'operaio è morto quasi sul colpo. Se non partecipate agli scioperi, le cose non cambieranno mai. Che cosa facciamo qua? Basile, questa qua è attività sindacale. A canzotto la musica, sindacale! La spostiamo. E mi spostate in acciaieria. Ma io questo non posso firmarlo, sono un informatico. Aldo Ormanazzi, dove sta? Voi l'avete promosso, l'avete messo là, dove si porterà a casa lo stipendio senza fare niente tutto il giorno. Alla faccia di quelli come me che si fanno un mazzo così. Ma tu ci vuoi andare pure tu a... A grattarti le palle tutto il giorno, pure te. Alla LAF mi mandate? Però mi devi dire tutto quello che succede là dentro. A disposizione. Ti manda la LAF. Da oggi Caterino la manda c'ha l'ufficio suo. Oddio, questo sta già inguaiato di suo. Io solo la benzina devo mettere, manco l'assicurazione, Paolo. E ti hanno anche fatto caposquadra. Ancora stai contento tu, eh? Vedrai che poi la nausea ti salirà pure a te. Ma tu lo sai dove stavo io prima? Pioggia. Pioggia che cade. Ma io sono 7 mesi che sto qua dentro, non ce la faccio più. Se mi chiedono di andare a pulire i cessi, li va a purizzo. Pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade. Le avete viste? Basile Bastardo e Negriero, a me. Tu hai mandato qua dentro del personale qualificato. Che ora tu vuoi mandare a fare gli operai senza che abbiano alcuna competenza, però al posto loro tu ci hai messo gli amici tuoi. È mobbing questo? Fino a che punto vogliamo arrivare? Vi siete mai chiesti come mai accanto alla più grande acciaiera d'Europa non ci sta nemmeno una fabbrica di forchette? Il nostro acciaio serve a costruire la ricchezza di qualcun altro.